Buongiorno, buongiorno a tutti. Per questa diretta streaming sul portale dell'Agenzia Dire abbiamo Roberto Movassut, la politica nel sangue, già assessore con sindaco Veltroni, poi segretario del PD del Lazio, oggi deputato del PD. Movassut ama Roma, ama questa città. Ha scritto un libro, Roma Capitale 2.0, la nuova questione romana, che viene presentato stasera a Piazza Manfredo Fanti al Palazzo dell'Architettura alle 17.30. Sarà quella un'occasione anche per entrare un po' dentro i problemi di questa città e anche le soluzioni che si possono e si devono prendere. Noi oggi cominciamo con Movassut deputato, quindi parlamentare nazionale del partito, perché oggi è una giornata particolare. Stasera ci sarà la direzione che si occuperà della riforma dell'articolo 18, è diventata una questione cruciale, si prevede battaglia, cioè il Presidente del Consiglio non indietreggia, la minoranza, l'opposizione interna insomma darà filo da torcere. Ecco, come finirà stasera questa direzione? Non lo so, ma mi auguro e penso che si concluderà con un indirizzo unitario del Partito Democratico, anche perché questa questione dell'articolo 18 non è nuova nelle nostre discussioni, come non è nuovo l'indirizzo che in fondo il Presidente del Consiglio e il Segretario del Partito ha preso, cioè quello di una riforma dello Statuto dei lavoratori, in particolare di questo punto, una discussione da lungo tempo affrontata dalla sinistra, credo sia stata anche un po' enfatizzata, forse si è un po' ecceduto nei toni del dibattito di questi giorni. Mi pare che stiano emergendo le condizioni per un'intesa, me lo auguro, sarebbe importante per il Partito Democratico, ma soprattutto per il Paese. C'è questa situazione un po' strana, cioè il PD che per la prima volta insomma arriva al 41%, c'è cioè un risultato straordinario. In genere quando si vince così tanto, davanti bisognerebbe stare tranquilli, anche perché al proprio interno avere una situazione, invece aumentano le critiche, aumentano, adesso si sono viste interviste di Massimo D'Alema, di Bersani, la vecchia guardia che torna e insiste, ecco, cioè, c'è da temere una spaccatura o... No, questo no, perché comunque mi pare che il dibattito si stia contenendo dentro dei limiti, anche di discussione magari aspra per certi aspetti, ma questo tema della scissione fa parte un po' delle cose che vengono evocate, non esiste nella realtà. Il Partito Democratico è un grande partito. Naturalmente il grande consenso che è stato diciamo raccolto alle europee è impegnativo, e come tutte le situazioni di questo tipo il grande consenso non significa sempre automaticamente una forza, diciamo. È chiaro che al proprio interno apre per l'ampiezza delle voci, anche dei dibattiti, è il caso nostro, però la situazione del Paese è tale che il Partito Democratico, avendo il livello di responsabilità che esercita oggi, non può consentirsi, diciamo, di fallire l'appuntamento delle riforme, e queste riforme stanno andando avanti. Certamente ci vuole del tempo perché i risultati maturino, un tempo che non può essere infinito, però bisogna, credo, avere fiducia, sostenere senza rinunciare al legittimo dibattito, perché questo, se no, altrimenti non sarebbe un partito politico, sarebbe una caserma. Ma mi pare che il Presidente del Consiglio anche ieri in un'intervista resa a Repubblica è stato su questo abbastanza chiaro. Ecco, il tema delle riforme molte volte appunto sfugge al comune cittadino l'importanza di avere comunque, come dire, un alleggerimento da parte dello Stato. Ecco, in poche parole, perché conviene al cittadino abolire il Senato, alleggerire la macchina pubblica? Conviene per un dato che ormai nella realtà contemporanea è quasi scontato, penso sia chiaro a tutti, cioè la necessità di unire processo democratico ma anche la velocità delle decisioni. Non ci possiamo più permettere in un mondo come questo di avere una politica che perde, diciamo, troppo tempo nelle decisioni. D'altra parte la semplificazione dell'architettura costituzionale, il bicameralismo perfetto, è un tema di cui si parla da 20 anni, su questo Renzi ha ragionissimo,
è un dibattito che va avanti dalla bicamerale in poi con scarsissimi, anzi nulli risultati. Lo stesso vale per la legge elettorale. E poi c'è un altro motivo, e cioè è il fatto che noi siamo dentro un processo di integrazione europea che deve andare avanti e si deve accelerare verso una forma di federazione di Stati Uniti d'Europa, dove gli stati originali in qualche maniera debbono cedere un po' di sovranità, e nel cedere di sovranità naturalmente debbono diventare anche un po' più semplici nelle loro decisioni. Quindi è un processo necessario, non solo inevitabile, non solo necessario, inevitabile, che va condotto in porto presto, e tra l'altro questa è una delle questioni sulle quali l'Europa guarda l'Italia con maggiore attenzione. C'è, senza addentrarci troppo, c'è il rischio, perché se ne parla un po' sui giornali, viene un po' ventilato, adesso anche Della Valle vuole farsi il suo partito, cioè adesso questi imprenditori che inventano partiti ogni giorno, ecco. Però quando si rincorrono le voci di sostituire Renzi, ecco, c'è questo rischio, cioè che il governo Renzi possa essere sostituito da un ennesimo governo tecnico? Non lo so, non mi pare un tema all'ordine del giorno, onestamente. Se qualcuno pure ci pensasse commetterebbe un drammatico errore politico, perché è del tutto evidente la situazione parlamentare, politica, si regge oggi sul Partito Democratico, in particolare sulla figura di Renzi. Poi si possono avere opinioni diverse sul suo operato, ma la politica in questo ha una sua chiarezza. È del tutto evidente che questo governo va sostenuto, deve andare avanti, che lo stesso governo deve forse accrescere l'efficacia delle sue decisioni, ma penso questo tema dell'alternativa di un nuovo governo tecnico, tra l'altro credo che l'Italia lo pagherebbe, diciamo, dando un'idea di ulteriore instabilità, di difficoltà della politica. Le riforme che sono state impostate sono riforme importanti e debbono diventare operative. Questo da un lato è compito del Parlamento, che deve accelerare l'approvazione di tutte le decisioni, dall'altro è compito del governo, che deve fare poi tutti gli atti successivi, che sono atti di decreti attuativi, di operatività, per rendere quelle riforme operative. Avviciniamoci ai problemi della nostra capitale. Un personaggio importante per Roma, Francesco Gaetano Caltagirone, proprietario anche del Messaggero, potente, diciamo, aveva sempre mostrato all'inizio, diciamo, scetticismo nei confronti almeno della giunta Marino, del nuovo sindaco, e lo si vedeva anche da alcuni articoli che attaccavano la giunta Marino sul Messaggero. Invece oggi c'è stata una grande intervista al Corriere della Sera, dove c'è un'apertura da parte di Caltagirone alla giunta Marino. Ecco, che cosa è cambiato? Cioè, è un'occasione o bisogna aver paura che c'è qualche accordo? No, ma insomma, i cosiddetti poteri forti, come vengono definiti in un gergo, secondo me, anche un po' logorato, che non aiuta a capire i processi reali. Poi in fondo, nelle grandi città, e Roma è una grande città, esistono, non vanno né demonizzati né si può essere proni. Bisogna avere un rapporto paritario. Per governare i poteri forti occorre una politica forte. Io ho letto l'intervista dell'ingegner Caltagirone, è un'intervista, mi pare, con un certo respiro, perché affronta in un quadro generale i temi della trasformazione della capitale in questo frangente storico, con molte ragioni di analisi condivisibili. Mi fa piacere che ci sia stato un giudizio positivo sia sull'amministrazione comunale sia sull'amministrazione regionale, e questo non posso che accoglierlo come un elemento positivo. Spero che aiuti tutti a lavorare meglio. Naturalmente poi resta libera la facoltà di distinguersi, di critica, di dibattito su vari punti. Io stesso su alcuni punti dell'azione dell'amministrazione nel merito ho a volte espresso delle mie perplessità, però penso che questo alla fine serva, sia importante per fare meglio, almeno me lo auguro. Un'ultima domanda, poi passerò la parola per altre domande della seconda parte della nostra intervista a Carlotta Di Santo. Stadio di Roma è una grande occasione per la nostra città, però anche qui
ci sono voci e contrasti. Ecco, si farà questo stadio? Che succede? Beh, diciamo che è una decisione importante e io penso che, come tutte le decisioni importanti, debba essere presa in un quadro di coerenza. Io in passato, diciamo, ho svolto delle critiche piuttosto serie alla legge, o almeno alle norme di legge che hanno consentito la realizzazione degli impianti sportivi attraverso compensazioni edificatorie, perché avendo fatto quel mestiere so bene che l'uso di queste compensazioni edificatorie è molto delicato e va trattato dentro un quadro normativo piuttosto serio e piuttosto... Sei stato assessore all'urbanistica, quindi... Esattamente, già la parola compensazione poi viene spesso travisata, si pensa sempre a delle speculazioni, non sempre è così. Lo strumento della compensazione è una cosa delicata, va usato con grande accortezza e soprattutto deve avere degli importanti ritorni per la comunità, per il comune, che non sono ritorni astratti. Fare un bello stadio, sì, importante, ma l'importante è avere un ritorno materiale in termini di opere pubbliche. Io sull'operazione di Tor di Valle, da questo punto di vista, ho espresso delle perplessità, nel senso che secondo me questi ritorni pubblici sono insufficienti. Ecco, e bisogna stare molto attenti a fare in modo di non rimettere in moto la vecchia macchinetta della rendita immobiliare, che poi, diciamo, non porta grande beneficio ai cittadini. Mi auguro che, se ci sono state da questo punto di vista dei limiti in quella decisione, possano essere recuperati nel confronto con la Regione, e mi auguro soprattutto che da ora in avanti l'amministrazione vada avanti applicando il piano regolatore vigente, applicandolo al meglio, perché questa città ha bisogno di non smarrire il senso delle regole, soprattutto per quanto riguarda la trasformazione del territorio. Va bene, adesso entriamo con Carlotta Di Santo, diciamo, su alcuni temi del libro e anche dei problemi più legati alla nostra città. Grazie. Grazie. Buongiorno a Buongiorno. Roberto Morassut. Allora, dopo Mala Roma, dal modello romano al fallimento di Alemanno, torna a scrivere di politica, lo fa questa volta trasformandosi in fuoco amico. In Roma Capitale 2.0, la nuova questione romana, un riformismo civico per la capitale, parla della crisi politica e culturale che sta attraversando la nostra capitale. Allora, la prima domanda che le rivolgo è questa: dopo un anno di governo di centrosinistra, Roma può tornare ad essere un modello per il paese? Beh, diciamo che può tornare ad essere un esempio di buona amministrazione, bisogna andare in questa direzione. Purtroppo negli ultimi anni Roma, questa è un po' una delle tesi di partenza del ragionamento contenuto nel libro, Roma da modello, così come veniva raccontata fino al 2008, magari a volte anche con qualche esagerazione, con qualche forzatura, è molto caduta nella stima e nella coscienza nazionale, nella coscienza popolare. E questa caduta si vede anche, per esempio, nella produzione artistica. Tutti ricordano naturalmente il bellissimo film di Sorrentino, ma ce n'era stato uno di Woody Allen precedentemente, To Rome with Love, che un po' raccontava anche lì questa Roma bella perché decadente, proprio perché un po' volgare, un po' cialtrona. Ecco, questa immagine di Roma non va bene, in parte dipende dal collasso che si è verificato in questi anni, in parte dipende anche dalla politica romana e dalla politica nazionale, che sono due livelli che a Roma sono sempre strettamente legati. Sindaco Marino ha stravinto a Roma, ma dopo un anno sono tante le critiche che gli arrivano anche dal centro-sinistra. Secondo lei cosa ha sbagliato? Il sindaco Marino ha avuto una eredità drammatica, è il sindaco che si è trovato con la situazione peggiore di tutti i sindaci del dopoguerra. Ha scoperto questo, diciamo, io un po' gliel'avevo in un colloquio anticipato, ha scoperto di trovarsi dentro un'amministrazione ereditata dalla precedente amministrazione Alemanno, dove lo scasso, il debito, il livello di degrado anche dell'amministrazione pubblica era molto più avanzato, molto più grave di quello che si percepiva all'esterno. Quindi è il sindaco che è partito con le condizioni peggiori e anche con risorse economiche pubbliche molto più basse del passato. Questo è un elemento da tenere presente. Dopodiché, secondo me, diciamo, complessivamente il Movimento Democratico e quindi anche la sua amministrazione della città in questo anno e mezzo
ma anche nei 6 anni precedenti di opposizione. La nostra storia di questi ultimi 6 anni ha difettato di analisi, di lettura della città, di comprensione, si è un po' troppo abbandonata all'uso del potere per nutrire le proprie cordate, a volte i propri tribalismi interni, smarrendo un rapporto reale con la città che certo bene non ci fa. Il riflesso sull'amministrazione è che l'amministrazione secondo me vive un po' troppo per episodi e non ha complessivamente una visione di dove questa città deve andare e del perché deve andare, in una certa visione sulla base di un'analisi del passaggio storico drammatico che questa città sta vivendo. Se dovessi dargli un voto, Marino, quale meriterebbe? Ma in politica i voti non si danno, né io sono quello che può mettersi a dare voti, penso che l'amministrazione stia lavorando controcorrente, in salita, in una drammatica salita, e che in questa salita il PD sta anche tentando di costruire una sua nuova classe dirigente. Questo è un fatto molto importante, però penso, ripeto, che c'è ancora molta strada da compiere sulla visione della nostra città, sulla lettura della storia degli ultimi anni, anche sull'eredità del passato, della precedente amministrazione di centrosinistra dal 93 al 2008, per coglierne meglio le eredità positive e vedere anche i limiti di quell'esperienza. Noi non l'abbiamo fatto questo lavoro di analisi, per fare bene, per costruire bisogna partire dal passato, e questo è stato un po' il nostro limite negli ultimi anni, che ci porta su un terreno un po' arido. Questa è la mia critica principale. Ad occhi e croce mi sembra un 6. No, ma anche più, se proprio dobbiamo dare un voto, una più che ampia sufficienza, non è questo il tema. Ripeto, però in questa sufficienza, in questa ampia sufficienza, in questo sostegno che almeno personalmente come semplice parlamentare del PD do e darò sempre, non posso nascondere alcuni rilievi, anche critici, che ho espresso pubblicamente in modo del tutto trasparente e aperto, sempre su singole scelte che a volte non ho condiviso. Parlando di correnti interne, appunto, lei è molto critico anche nel suo libro, in particolare delle correnti interne al PD romano. Le correnti però sono sempre esistite, Dalemiani, Veltroniani, Rutelliani. Allora cosa è cambiato oggi? Ma le correnti nei grandi partiti democratici sono un fatto importante. Io vengo da una tradizione che è quella comunista, la mia storia viene dal Partito Comunista Italiano, che era un partito apparentemente monocratico, un centralismo democratico, sembrava che risolvesse tutto, era una forma di governo di un pluralismo che comunque c'era anche nel famoso antico Partito Comunista. In un grande partito le correnti di pensiero esistono, sarebbe assurdo non fosse così. Però è un fatto diverso quando le correnti si trasformano in tribù, io le chiamo tribù perché non trovo un altro termine, cioè in aggregazioni che di politico hanno poco, che esprimono pochissima politica e pochissima proposta culturale e sono però sempre attente a un elemento, cioè quello del potere interno. Una volta possono essere le tessere, una volta le preferenze, i posti da esprimere nei consigli di amministrazione o nelle segreterie di partito. E queste tribù si fanno la guerra o si alleano a volte per motivi insondabili, soltanto di potere. Ecco, questo regime di vita interna è drammatico perché ci allontana dalla politica, dai problemi, e poi allontana la partecipazione, perché poi in fondo di partecipare in una situazione del genere può interessare solo a chi ne può trarre qualche beneficio personale. Questo è un punto per il PD drammaticamente urgente. Renzi l'ha posto, ma ancora nel PD questo tema non si è affrontato né a livello nazionale e né a livello romano, e io, che l'ho spesso detta questa cosa, continuo a sollevarla perché sento che è dirimente per la salute del nostro partito. Quindi partiti più vicini al potere che non ai progetti, insomma. Partiti pluralisti, il PD deve essere un partito pluralista, aperto, democratico, che discute anche con posizioni diverse, ma sui contenuti, sulle cose, si confronta sulle idee e sulle scelte. Poi naturalmente oltre alle scelte ci sono anche gli aspetti del potere che non vanno relegati così utopisticamente da anime belle e una cosa di cui non si deve parlare, però prima ci sono i contenuti e questi mancano. Chi forse sembra non appartenere a nessuna corrente è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Come sta lavorando in regione? Nicola Zingaretti sta lavorando bene in una situazione anche lì di eredità terribile, basti pensare al debito sanitario. Poi Nicola
è una persona che concede poco alla, diciamo, all'immagine esterna, lavora in modo concreto e sobrio. Questo penso che sia un tratto della sua personalità politica molto importante e secondo me anche molto attuale come modo di concepire la politica. Quindi io personalmente do una valutazione per quello che vedo dall'esterno necessariamente, per quello che vivo, essendo un parlamentare eletto a Roma, assai positiva. Torniamo alle pagelle. Zingaretti, voto. Beh, insomma, questo mi mette in imbarazzo perché io, diciamo, sono un po' alieno da questa cosa di giudicare gli altri con dei voti, perché non siamo a scuola. Però, ripeto, mi pare che sia un lavoro egregio quello che sta facendo la Regione, che concede poco alla pubblicità gratuita e molto alla concretezza in una situazione terribile. Il Lazio è una delle regioni più arretrate d'Italia come eredità e come problemi. Il governo del territorio, il debito, insomma, un certo degrado anche della politica a livello di territori. Si sta navigando in acque perigliose e Nicola lo sta facendo bene questo lavoro. Non le piacciono i voti, ma le chiedo anche per concludere un giudizio sul Premier Renzi. Ha un'energia straordinaria al quale il Paese era disabituato, velocità di comunicazione, di decisione, quantità di lavoro, coraggio indubbiamente, quindi è un'energia fortissima che forse deve consolidarsi con una squadra, lo sta facendo, ha scelto una strada di rinnovamento generazionale, deve consolidarsi con una squadra che corazzi di più questo progetto, ecco, che lo consolidi. I grandi cambiamenti avvengono sempre attraverso anche dei collettivi e credo che questa sia la strada che con lo stesso coraggio deve percorrere Matteo Renzi per rafforzare la sua già forte leadership e dare una prospettiva al Paese che non può essere messa in crisi, diciamo, in un momento così, così difficile, così drammatico. Un'ultima domanda davvero per concludere: il PD come si trasformerà? Non lo so, io penso che il PD è la principale risorsa della politica nazionale, forse l'unico partito che è vero che è rimasto in campo con molti problemi, li ho descritti e non ci torno. Io posso augurarmi e faccio la mia parte perché il PD diventi quello che un po' si era immaginato, diventi pienamente quello che si era immaginato con Walter Veltroni quando nacque nel 2008 con la stagione del Lingotto, cioè un partito aperto, pluralista, capace di andare oltre le tradizioni della sinistra italiana, di parlare alla maggioranza degli italiani con un programma ma anche con delle idealità, con un profilo ideale riconoscibile e che sia quindi legato al popolo perché trasmette qualcosa di caloroso, di caldo, di coinvolgente e che non sia invece un partito che si abbarbica sul potere come unica risorsa per raccogliere il consenso. Se si prendesse questa deriva, che è uno dei rischi che il Partito Democratico vive anche nei livelli locali, diciamo, si può durare una stagione, ma non si dura un secolo. Grazie. Grazie a voi.